Buongiorno ragazzi. Ieri non ho visto la partita perché ero impegnato una serata in montagna. Niente, ho visto verso la fine il risultato e mi è sembrato quasi uno scherzo, perché la mia convinzione era che il City avrebbe dato almeno 5 gol a Lione. Perché io, come quasi la totalità dei tifosi, vediamo sempre i difetti della nostra squadra. Raramente diamo merito agli altri. Questo Lione sta dimostrando di essere una squadra comunque quadrata. Squadra che in campo sa stare bene, che ha degli interpreti che corrono, e qui entriamo nel discorso che questa Champions un po' falsatella lo è, perché le squadre francesi corrono molto più delle altre squadre perché comunque sono riposate. Non si sapeva quale sarebbe stata la reazione a livello fisico di squadre che non avevano giocato i rispettivi campionati. Adesso abbiamo la riprova. Lione e PSG corrono più degli altri, quindi a livello fisico hanno un vantaggio. Torniamo a Lione e Manchester City. Ragazzi, il Manchester City come rosa è una rosa di altissima qualità. Come allenatore, a detta di tutti, c'ha il miglior stratega che ci sia adesso. Lui, Klopp e pochi altri, insomma, sono sul podio. Cosa ci deve insegnare questa sconfitta del City? Che purtroppo la Champions non si può programmare in assoluto. Non si può programmare perché tu puoi avere la squadra più forte, l'allenatore migliore, ma incappi nella serata sbagliata, esci col Lione, la settima squadra di Francia. E quindi adesso Guardiola è diventato scarso, adesso Guardiola non è più un allenatore da top club. Ci dovremmo fare queste domande. Io, a prescindere dalla sconfitta, ritengo che Guardiola sia un top allenatore. Top allenatore sia nel modo di allenare, sia nello stile, sia negli obiettivi che si dà. Perché lui si dà sempre degli obiettivi top, poi che li raggiunga o no è un altro discorso. E invece la nostra Juventus si dà sempre degli obiettivi a metà. Quest'anno si è esposto il nostro presidente in modo categorico, che da sogno deve diventare obiettivo la Champions, ma non è che se diventa obiettivo automaticamente l'anno prossimo la vinciamo, perché proprio questa partita in sé dimostra che tu puoi avere tutti gli obiettivi del mondo. Se ti capita la serata storta, esci anche con una squadra nettamente inferiore a te. In un campionato i valori vengono fuori. Nella Champions League il fattore fortuna, il fattore condizione fisica, il fattore episodico invece la fa da padrona. E quando io spesso aggiungo nei miei commenti che il calcio non è una scienza esatta, fosse una scienza esatta, il Manchester City era sicuramente una finalista, perché 4 anni con lo stesso allenatore, 4 anni ad aggiungere campioni, perché il Manchester City ha sempre aggiunto dei campioni. Il Manchester City non ha mai comprato dei parametri zero o delle mezze calzette, perché se noi andiamo a vedere la rosa del Manchester City c'è da rabbrividire. Gli Otamendi, i Gabriel Jesus, Aguero, Sterling, De Bruyne, tutti giocatori comunque di altissimo livello che noi sogneremmo averli alla Juventus. Però hanno perso con Lione. La realtà dei fatti è che il calcio si gioca in 11 contro 11. Ieri è stato più proficuo il classico calcio di rimessa, vecchio stampo, contro un calcio propositivo fatto di passaggi veloci, di inserimenti continui. Ieri ha vinto la cultura della concretezza contro quella dello spettacolo. E può succedere,
Può succedere. Io non considero Guardiola un allenatore scarso per il fatto che dopo Barcellona non ha vinto più. Perché purtroppo anche un allenatore che non l'ha mai vinta la Champions, se si incappa nell'annata giusta la può vincere. Però questo deve servire come posso dire, da esempio per molti tifosi della Juventus, che le due finali di Allegri le hanno viste come una cosa brutta, perderle, roba varia. No, ragazzi, Allegri, col materiale comunque che è stato messo a disposizione dalla società, ha fatto due miracoli. A me esteticamente il gioco di Allegri non piaceva, come non piace quello del Lione. Però alla fine, se tu punti al risultato, il fine giustifica i mezzi. Allegri, nel suo percorso con la Juventus, ha vinto 5 scudetti, ha vinto 4 Coppa Italia. Lui col suo gioco poco spettacolare ma concreto ha vinto. Io auspicavo un cambio di allenatore perché vorrei vedere anche la squadra giocare bene, perché comunque vincere e convincere ti dà più soddisfazione. Il Milan di Sacchi se lo ricordano tutti. Il Barcellona di Guardiola rimarrà nella storia, perché il Barcellona di Guardiola era una gran squadra. Vederlo giocare era veramente uno spettacolo. La Juventus di Lippi, il primo triennio di Lippi, era una Juventus non con dei campioni assoluti, però giocavano in un modo bellissimo, pressing alto, continui inserimenti, segnavano un po' tutti. Anche la Juventus di Lippi è una di quelle squadre che rimarrà nella storia, che squadre come il Manchester e altre squadre la pigliavano ad esempio. Quindi è quello il bello anche del calcio, cioè la vittoria è sicuramente la cosa che ti dà più soddisfazione, ma essere ricordati come un modello per altre squadre, anche quello dà la sua soddisfazione. La prima Juve di Conte secondo me è stata primo e secondo anno, ma più il primo anno. Il primo anno avevamo solo dei giocatori che non avessi scommesso niente sulla vittoria dello scudetto, ma tutti davano l'anima per la causa e roba varia, quindi vedevi proprio una squadra che aveva voglia di vincere. E alla fine tante volte la differenza tra vincere e non vincere la fa la voglia, la cattiveria. Noi negli ultimi anni questa cattiveria l'abbiamo persa, perché i giocatori hanno vinto tanto, alla prima difficoltà si abbattono perché non hanno più voglia di spingere sull'acceleratore, quindi questo ha fatto la differenza. Comunque, io Guardiola lo ritengo e lo riterrò sempre un grandissimo allenatore, però anche il grandissimo allenatore con una grandissima rosa non è scontato che vinca la Champions. La partita di ieri deve comunque, anche tra parentesi, far riflettere il fatto che noi con Lione, con l'allenatore più scarso della storia della Juventus, a detta di tutti, non a detta mia, uomo non da Juve, ma non allenatore scarso. Quella partita noi l'abbiamo vinta 2-1, abbiamo rischiato più volte di fare il 3-1 con Ronaldo di testa due volte e altre situazioni che potevano andare meglio. Ci hanno dato un rigore contro vergognoso che ha rovinato tutti i piani della Juventus. A fine partita abbiamo detto solo vergogna, fate schifo, eccetera, eccetera, eccetera. Non abbiamo riconosciuto il fatto che Lione in questo momento gioca bene, si sa difendere, un po' come faceva Allegri. Si sa difendere, ha una buona organizzazione difensiva, tutti che remano dalla stessa parte, e quindi diamo anche merito a Lione. Ragazzi, li abbiamo dati all'Atalanta con un calcio più bello, però anche il Lione con un calcio meno spettacolare ma più concreto è arrivato in semifinale, ragazzi. Bisogna fare i complimenti a Lione e dire che anche Guardiola, che è un top allenatore, ormai sono 8 anni che fa flop. Lui ha vinto l'ultima Coppa col Barcellona nel 2012, mi sembra, e poi basta. Poi non ha vinto più niente, ha fatto 3 anni di Manchester e 4 anni di Manchester City, 3 anni di Bayern. Ragazzi, questo non è che ha allenato due squadrette dopo, ha allenato due squadroni. Eppure non ha vinto, 7 anni di partecipazioni, per 7 anni continuativi non ha vinto.
Questa debacle del Manchester City ci deve far riflettere. Pirlo deve costruire una squadra di gente che va in campo a mordere le caviglie. Lasciamo stare i nomi, i De Bruyne, i Pogba e roba varia. Non che non mi piacciono. Ci vuole gente affamata in campo, gente forte, gente che ti darà un futuro. Perché purtroppo, anche con i De Bruyne, i Pogba, i Van de Beek, se non hai la giusta cattiveria e la giusta concretezza, purtroppo le partite non le vinci. Adesso aspettiamo sto mercato, ragazzi, speriamo che arrivino giocatori che abbiano un misto di classe e di cattiveria per poter vedere una squadra che in campo va per un obiettivo e remano tutti dalla stessa parte. Puoi uscire sconfitto, ma devi uscire sconfitto a testa alta. Io ho visto gli highlights. Non credo che il Manchester City sia uscito a testa alta, perché alla fine si sono fatti imbrigliare dal gioco del Lione. Quindi non è stata una partita a quanto pare che il City ha dominato e loro hanno vinto in contropiede. Anzi, è stata una partita proprio perfetta da parte di Garcia, che per me non è un allenatore eccelso, però ha indovinato come far giocare questa squadra. Ragazzi, vi lascio una buona giornata, fate qualche commento, dite la vostra e ci sentiamo presto. Un abbraccio.